Ciao, io sono Agumaf e benvenuti e benvenute nel mio canale. In questo video vi volevo parlare di questo 2020, che è stato molto particolare, non è stato né bello né brutto, ma particolare. Se fino ad ora siete vissuti all'interno di una bolla, non vi preoccupate, sono qua io, Agumaf. In questo 2020 c'è stata una pandemia, chiamata coronavirus. L'Australia ha deciso di prendere il sole senza protezione. E ci sono state tante manifestazioni per i Black Lives Matter. Ma io non mi voglio annoiare con queste cose, perché per informarvi su queste cose c'è internet, c'è il telegiornale. In questo video vi volevo parlare del mio 2020. Quindi, iniziamo. In questo 2020 sono cresciuto tanto qui. Ho imparato a sciare in questo 2020. Ho fatto un po' di idiota a scuola finché si poteva. Ho visitato un'industria con la scuola. Oh, si è bloccata! Si è bloccata! Ah no, ne prende due, vero, vero. Wow. Ho fatto un video con Naomi Akano. Ho fatto una pila con le scatole dei miei dispositivi Apple. Ci ho provato, ho fallito, ci ho riprovato e ce l'ho fatta. Durante questo 2020 mi sono posto questi due obiettivi: imparare a fare il salto mortale, che anche lì ci ho provato. Mi sono fatto male. Ci ho riprovato. E ce l'ho fatta! La verticale. Ho rotto un cellulare. Ho fatto la patente. Ho preso la moto. Ho preso anche il passaporto. Ma questo non vuol dire che io me ne vada, eh. Perché, cari italiani, mi dovete sopportare ancora per molto tempo. Lo so, su TikTok sembro simpatico. Sono passato ad avere 10.000 followers a quasi 100k. E non riesco a spiegarmela questa cosa. Ma ognuno di voi è qui dentro. Quest'anno il mio cane è andato in calore ed era il momento buono per fargli fare cuccioli. Quindi abbiamo provato con il rapporto, col rapporto. Ma non è andata bene. Abbiamo provato con la fecondazione artificiale e non è andata bene neanche quella. E quindi alla fine abbiamo deciso di prendere un nuovo cane più avanti. O di riprovarci. Ho rotto un uovo col mio potentissimo braccio. Ho suonato Baby Shark con la chitarra. Ho Alexa, riproduci Baby Shark. Ho fatto wakeboard. Ho cercato di aggiustare il parafango del mio monopattino elettrico. Ci abbiamo provato. Ho rubato un carrello della spesa con i miei amichetti. Oh! Sono andato a Mirabilandia con i miei amichetti. Mi hanno schiaffeggiato i miei amichetti. Ho conosciuto tanti nuovi amici quest'anno. Tra cui due persone davvero molto importanti. Ho comprato una macchina per il caffè. Sono andato per la prima volta in Inghilterra a ritrovare la mia famiglia. Sono qui! Da solo! Figo boy, guarda figo boy, guarda figo boy! Piccolo! Papà frusterà Christian così, eh! Piccolo! 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 Piccolo!
scoperto che mia sorella non sa fare una linea dritta. Ho comprato l'iPhone 12. Ho venduto l'iPhone 12. E ho comprato l'iPhone 12 Pro. Ho aiutato la mia amica italiana a fare la carbonara, perché adesso in America sta facendo l'anno all'estero e voleva fare la carbonara alla sua famiglia americana ospitante. Ho preso la Play 5 e ci sto giocando davvero tanto rispetto all'Xbox One. Ciao, ho preso la Play 5. Sto imparando, ho imparato a guidare, diciamo. Ferma, che non si apre il cancello. Apri il cancello. Ma sì, sei scemo. E ho guidatore professionista. Sì, ciao, ho visto. Dove la porto? Dove la porto? Dove la porto? Adesso ti scendi. Dai che è la Tutto sommato questo 2020 non è stato così brutto per me, ovviamente. Anzi, è stato migliore di tanti altri anni. Quindi ciò cosa sta a significare? Parlo personalmente, ovviamente. Che se anche il mondo esterno, i fattori esterni ti buttano giù, non ti fanno vivere, non ti fanno fare ciò che tu vuoi fare in quel momento lì, però riesci a vivere al massimo, ovviamente, per ciò che puoi fare in quel momento lì, è già una vittoria. Uno può essere felice anche non avendo niente. Uno può essere triste anche avendo tutto. Quindi, alla fine, ciò che bisogna fare è vivere. Al massimo, finché si può. Perché poi si muore. Vabbè, questo era il mio video. Buon fine 2020 e buon 2021. E niente. Ciao. Ah, buon Natale.